Allora, due o tre scannate le abbiamo date. Dovevamo andare dal presidente. Direi, veniamo questi e prendiamo un paninetto al volo, va. Nani! Sdraiati 85 tutti in seguito, l'ha buttato sotto le macchine. Vada bank. Favoloso, favoloso. Mo andiamo dal coso, ci dobbiamo dare una curatina. Dobbiamo provare a fare le combo. Le cibo combo. Vabbè, un danno. Poi ci servono quei cacchio dei soldi per andare a prendere la roba lì al sexy shop. Voglio spesso nuovo rango più 5. Magia più 5. Per aumento di rango lavoro. Comunque qua è pieno di scontri, eh. Questi qui sono veramente validi, devo dire. Irashaimasen. Ah vabbè, questi c'hanno poca roba. Quindi facciamo un caffè miscela. E questo, vediamo. Che c'ha il pallino questo qui? Non lo so, proviamo un po', sì. Ho scoperto qualcosa? Diamoci dentro, vita di Gnes. Arrivederci, gozaimashita. Allora, andiamo di qua, va. Vediamo dove dobbiamo andare. Maledizione, sta cosa, no? Le combo le dobbiamo sgamare. Devo fare più spesso andare nei posti a prendere la roba da mangiare per sgamare le varie combo del cavolo. C'è un altro sconto. Vabbè, poca roba, però. Sono dei pipperi assoluti questi, però. Si scanna a manetta qua. Namba, cosa stai facendo? Stai lontanissimo. Sei crocca, eh? Sdraiati tutti. Il mega colpo è favoloso. Uccidi qualsiasi cosa ad area, tranquillo. Qua c'era. Ah, qua ci stanno le slot. Però mo andiamo un po' avanti con la main quest. Sennò perdiamo un sacco di tempo con le slot e ste cazzate. Che poi per carità sono divertenti, però. Voglio pure andare avanti col gioco. Sennò non avanziamo mai. Anche perché gli scontri ce ne stanno veramente uno al metro. Quindi stai sempre a fare botte. Se stai pure lì a fare le cose, le slot, tutte le ci metti 350 ore. Se l'ho shottato, pazzo. Però sì, io voglio recuperare PS. Questi aumentano la brutenza. Non c'ho quelli che. What? Sono una roba che cura. What the frux? Come? Perché non. What? Ma io l'avevo. Non capisco. Oggetti a battaglia di recupero. Possibile? Come cazzo è che non c'ho niente che recupera i pipipopi qua? Beh, aspetta, entriamo un attimo qua e prendiamoci un'armetta nuova. Allora, a lui avevo comprato il massaggiatore elettrico. Ci abbiamo 16k. Possiamo prendere l'ombrellone per Namba, l'ombrello Dandy o il prevaricatore numero 19. Questo qui. Madre mia, prendiamo questo, va. Vai. Arigato gozaimashita. E poi ci andiamo a fare qualche soldino e prendiamo anche il resto. Perché qui dovevamo essere pronti a farla sta situazione. In teoria, dai, ci ha detto preparatevi tutto quanto, siamo abbastanza pronti. Sì, siamo pronti, dai, proviamo. Facci entrare. Tsk. E poi TSK dovrebbe essere. In teoria, dipende. Credo che dipenda un po' dalle lingue. Tutte Toyota Century qua, eh? Madonna, che posticino. C'è nemmeno l'ombra di una guardia. Adesso c'hanno i cecchini. Ecco, a posto, meno male. Ci hanno un culato questi.
No, dobbiamo fare botte contro 97 nemici, ma saranno livello 10, li frantumiamo tutti. Chi l'avrebbe mai detto, eh? Chi l'avrebbe mai detto che ci avrebbero fregato questi qua? Non lo sarei mai aspettato. Miss President? Quindi mo dovremmo fare a botte con 350 nemici. Ci dobbiamo tenere un po' di mana per gli altri scontri. Qua tocca stare attenti. Questi dovrebbero essere tranquilli in teoria. Quanti so? C'hanno il martellone. Poi il martellone da 100 tonnellate, lì lo prendo pure io. Ma questi in realtà sono abbastanza livellati. Vai con l'alito sgradevole. Meglio questo. Sdraiati un bel po'. Questo uno l'abbiamo levato, vai. Ah, troppo tardi. Madre mia, non ho bloccato nulla. Mi sono preso pure. Ma che cazzo? Ma non ci ho preso nulla. Dai, tanto ci diamo una curatina. Vediamone uno dalle palle. Questi non sono proprio facili facili, eh. Ha floppato. Ha floppato. Minchia. Madonna santa. Tanto ci curiamo da soli. Però la prossima mi tocca. Mi tocca dargli una curata con le cure quelle vere a lui, eh. Spezza torso. Vai vai, proviamo questo. Vediamo che è. Lo ha distrutto. Lo ha letteralmente distrutto. Madonna, l'ha frantumato. Ma che mi state a dire? Ci avremo parecchi scontri qua da fare ancora. Non sarà facile. Ti darò personalmente il colpo di grazia. Scappando però dove ce lo dà. Che pussi. Oi oi, ma si caio. Dobbiamo trovare una via d'uscita. Eccola qua. Però aspetta, qui c'è qualcosa. Pietra irregolare, che non so a cosa serva, ma ok, diamo un'occhiata. Ci abbiamo queste due porte qui. Ci abbiamo roba anche di qua, però. Fermi tutti. Che ci sta qua? Mi sa che è chiusa a chiave. Ma saranno tutte chiuse a chiave queste qua, frate. Cioè, mi sembra abbastanza ovvio. Vediamo di qua. Non c'è corrente. Anche qua non ci sarà corrente. Qui sono tutti ascensori. Ma che cazzo. Ah, ok, no, no, questa è una porta. Vai, questa è. Si apre. Questa porta è aperta. Ai ai ai. Si fa bobo botte qua, eh. Diamogli una lezione. Fuggiamo. Ma quale fuggiamo? Oh no, che fuggiamo? Ma no. Ma che cavolo, dovevamo fare a botte contro 400 persone? Oh, si sta facendo action la cosa. Come fanno da Jäger che riescono a tenere le porte con una scopaccia farlocca, che poi le scope hanno tipo l'anima di metallo, una cosa microscopica che si piega, la piega pure un bambino. Si sa come fanno. Questi in due che danno botte non riescono a aprire la porta bloccata con la scopetta costata 4 euro.
Mazza, se sono spessi questi. Questo è grosso. Stiamo facendo Metal Gear Solid qua. Mi sa di sì. Stiamo dentro la scatola. Ah no, stanno qua, ok. Secondo me Namba sta dentro la scatola. Eccolo. Ah, in pieno stile Metal Gear, favoloso. E adesso proviamo il corridoio sopra di noi. Forse possiamo raggiungere l'ufficio del presidente salendo sul lato sinistro. Mo staranno in super allerta questi qua, perché chiaramente c'hanno gli intrusi nella cosa. Allungheremo un po', ma funzionerà. Sembra che quelli del clan serio abbiano aperto le porte. Da quella parte la sorveglianza potrebbe essere più rigida. Prima proviamo a entrare da quella porta laggiù. Ok. No, però attendi, cazzo, c'era della roba lì. Maledetti. Avevo visto che c'erano delle cose da lootare. Magari però mo spezziamole anche a questi e poi possiamo fare qualcosa. Può essere? Questo è il super pisolino all'impiedi. Questo qua sarà tipo potentissimo. Vediamo un po'. Ah, ti fulla questo qua, eh. Crocca. Che fa questo? Aida, chiama i colleghi? Oh no, che palle. Madre mia, che botte che dà comunque pure lui. Questi menano, c'è da dire, eh? Bisogna stare abbastanza attenti. Aia. Gliel'ha data di default questa, allora. Così. Bueno. Minchia. Una gliel'ho parata. Aida c'ha veramente un pacco di vita, devo dire. Dai, che sfiga. Devo stare attento a lui. Facciamoci un pisolino all'impiedi, va. Aida, l'abbiamo sdraiato. Non spacchiamo a Yashida. Madonna, one shottato. Potevamo menarlo da subito, così lo levavamo subito alle palle. 1250, un po' di soldino, un po' d'exp. Vorrei tornare indietro, però, qua. No, aspetta, fratello, non ti muove. No, era di qua. Bene. Facci uscire qua. Fungo misterioso. Piombo grezzo. Questi c'hanno tutte macchinine fighe. C'è un sacco di loot qua in giro. C'è una cassa argentata. Certo. Casco. Non credo che il casco ci... Il casco ci dà... Resistenza magica aggiuntiva. Man. Andiamo. Che figata comunque. Ma guardate quanti particolari ci stanno. Ci stanno... Una cosa che mi fa morire sto giochetto è che ci stanno un botto di asset che poi non vengono riutilizzati solamente per rendere più credibile alcuni posti. Cioè tipo tutte queste cose qui che stanno attaccate ai muri, gli estintori, eccetera. Tutta roba che magari la vediamo qui e non la vediamo più. Ed è una figata, no? Però sto piano lo voglio vedere bene. Aspetta, il piano di sopra, vediamo, c'è pure sta porta. Noi venivamo da qua, però c'è pure questa. Magari, ecco, qua c'è valigette, c'è roba. Kit di pronto soccorso. Non c'hanno altre porte qua, beh, no. C'è
Questa di qua non si può andare, quindi c'è quella da dove venivamo che è questa qua e poi basta, poi dobbiamo prendere scale sostanzialmente. Vabbè, andiamo, andiamo. Ok, questo piano è murato, dobbiamo andare sopra. Due piani, che cazzarola di edificio c'hanno questi qua, i Turbo Mafia Boys? Fermateli tutti. Eccoli qua. Lanseiru. Diamogli una curata a lui, facciamo un mega colpo assoluto che sfondiamo tutto. Mamma mia, due l'abbiamo sputtanato in un secondo. Il problema è che mo non c'ho più. Vai, vai, no, prima che si alza. Ok, non c'abbiamo più il manamo. Madonna, che crocco. Devo recuperare. Lui, allora, buon un attimo. Oggetti, altro. Oggetti. C'è qualcosa che gli recupera PS, PS, PS. Possibile, non c'ho niente. Ah, ecco, minchia, 10. C'ho solo la foglia misteriosa, veramente. Ce se crede. Devo comprare le cose che recuperano i PT. Questo 10, cioè che ce fai 10 PT? Non ce fai niente. Cavolo, che sucata. Questa è una bella, bella monnezza sta cosa. Vabbè. Nuovo rango. Vigore dell'eroe, una tecnica nuova. Più 10 PS per aumento di rango lavoro, molto bene. Mi dispiace che non ci abbiamo quel. Vabbè, poco male, però. Comunque, mi sarei aspettato. Allora, ci abbiamo una porta 1 e una porta 2. Vediamo la porta 2 un attimo. Questa porta tipo alle scale. Cos'è una porta de. Qua continua, vediamo quella stanza che ci abbiamo dietro di qua. No, questa qua. Questa è chiusa, mi sa. Però ci stanno le valigette. Sono le valigette con le cose, con le garze e tutte le robette per levarsi i sanguinamenti e cose varie. Andiamo di qua. Qua non si apre nulla, qua si va avanti. Dobbiamo girare per forza a sinistra. È molto, come si dice, è molto, una bento mangiata a metà. È molto on rail, no? Su rotaie sta cosa qua. Guarda come è fatto bene lui. Io voglio vedere il nuovo di Like a Dragon. Deve essere una figata. È molto su rotaie, che sapete, oggi nel mondo degli open world ci si lamenta tanto quando i giochi non sono aperti, eccetera. Ma secondo me, cioè, se l'esperienza di gioco è piacevole, ma sti cazzi, no? Senza piagne che devi essere. Perché poi essere troppo liberi crea pure un casino. Questa è una branda, oh. Ma che gli hanno fatto a questo? Tirapiedi di Totsuka? È grosso questo. Eliminiamogli la difesa. Così lo frantumiamo subito. Ah, mo c'ho tutta la cosa di nuovo. Mortacci sua. Proviamo col pestaggio efferato, va, vediamo che succede. È tosto, è tosto questo. Abbiamo pure dato fuoco. Questo che fa? Un valoroso tentativo di rianimare un compagno caduto. Figata. Prendo pure i danni del fuoco. Che fa? Che fa? Che fa? Aiuto? Non lo so cos'è sta cosa. Ho un brutto presentimento. Aiuto, cosa sta digivolvendo? Saltiamo la prima mossa e vediamo come va. No, non vuole morire sto coso, eh. Cazzo, mo la fa la botta però. Oh mamma. Oh mamma. Ok, no, vabbè, è stata abbastanza tranquilla. Se famo il pisolino e lo ammazziamo, sto coso.
Bim bam, bim, lo uccide pure Kasuga che giustamente lo mette fuori gioco. E ci ha dato anche 1000. Stiamo a fare una fracca dei quattrini, tra l'altro, qua. Quindi quello che stavo dicendo rispetto a i giochi open world è che oggi si cerca tanto l'open world a tutti i costi, no? Mentre in realtà, tutto sommato, se ci pensate, cioè i giochi on rail tipo questo, chi gli fa? Certo, c'ha l'open world nel senso che va in giro per la città, eccetera, però alla fine, regà, cioè, quanto è open sto world? Non è così open, no? What? Ma no, stiamo tornando indietro, scusa. Oh mamma, si è rialzato il gigantone, si mette male. Oh no. No. Oh madonna. Mamma mia, che situazione. Ichiban, uno di noi, che bomber. Cioè io trovo molto, molto più piacevole una cosa del genere, che per quanto su rotaia e scriptata, alla fine è quasi come giocarsi un film, no? Piuttosto che l'open world, che a costo di essere open a tutti i costi diventa troppo dispersivo e poi alla fine è pure una rottura di coglioni. Oh madonna, ma va giù pure lui. Eh certo, ci stanno 4000 sgherri. È favoloso. Veramente, veramente favoloso. Credevo di essere spacciato. L'hai detto? Questo significa che dobbiamo salire di nuovo? Eh sì. Cerchiamo un'altra strada. Allora, qui sicuramente possiamo salvare e fermarci un attimo. Recupera. Ok, molto bene, molto bene, molto bene. Andiamo. Cioè, questa è l'unica porta e c'è un combattimento subito. Bello. C'è l'uomo col martellino. Lui, io vorrei che avesse qualcosa ad area. Lui purtroppo non c'ha una mazza ad area. È un peccato sta cosa. Facciamogli l'assalto degli spiccioni, eh. Sono deboli ai piccioni questi, vedo con molta piacevolezza. Non riesco mai a fare il danno in maniera giusta. Spezza torso, vai, vai. Distrutti. Ma questi non li riesco mai a bloccare, incredibile. Vabbè, andiamo di automatico, va tanto. Bam. Mamma mia, gliel'ha data proprio tipo coso, eh. Ha fatto buca in uno. Allora, qua tanto. Aspetta, c'è una cassettina qua. Questi c'hanno anche il coso. Cioè, c'hanno pure il dojo qua dentro. Ma quanto cazzo è grosso sto posto. Maledetti mafiosi, guarda lì, c'hanno tutto, c'hanno. Stanno apparecchiatissimi. Allora, dobbiamo andare qua davanti, però voglio vedere pure questa. Mi sa che è chiusa a chiave. Oh. Magari c'è la chiave qua, eh. No. Cavolo, però, perché. Che sucata. Può essere che c'era una chiave da qualche parte. Vabbè, andiamo avanti. Non è che ci abbiamo scelto. Eccone un altro. Ma questi non ho capito che c'hanno. Gli abiti fatti con lo spandex che riescono a fare a botte con vestiti bene tutti quanti. Madonna, sbudellato. A casa pure questo. Quest'altro lo massacriamo di botte. Che fa? Il grido di battaglia. Si è aumentato l'attacco, il paraculo. Questo sarebbe carino se ci avesse il coso. Amore, facciamo vedere il tasso di successo che riesce a mettere a livello di Adachi. Spezza torso. C'è un botto di HP questo qua. E diamogli la mazzata disgregante, va.
Oh, minchia che bomba. Oh, re. Mazza che crocca. Bella, eh. Niente male, bella crocca che gli ha dato. Vai col bombone del caos, va, distruggiamolo. Essenza del caos. Tra l'altro, insomma, questi tipo edifici si sono aggiunti adesso, queste cose intorno. Non c'erano prima, cioè non c'era prima queste mura. Era solo tutto nero, se non ricordo male. Sai che l'abbiamo sventrato. Gloria, quanti li abbiamo fatti? 248 distrutto. Favoloso. E mo? Ce l'abbiamo fatta, spero. C'ha la chiave per la porta di prima, questo qua, sicuro. A che serve questa chiave? Diamo un'occhiata. Chiave del clan Seiryu. Ovviamente la chiave era per andare indietro, insomma. Quindi non abbiamo dimenticato nessuna zona. Qui non c'è niente da lootare, proprio nulla. Non è vero, c'è una cosa qui, di queste aperte. C'è una porticina. Non apre questa. Ma noi venivamo da... Scusa un po'. Aspetta, qui c'è. C'è sta porticina qua in fondo. C'ha un ufficetto dove c'è qualcosina qua, ecco, infatti. Qua c'è una pietra misteriosa. Bello questo, c'è un altro di questi. Vai. Cotta di maglia arrugginita, oggetti. No, aspetta, equipaggiamento. Ci ha dato un'altra tuta da lavoro, però la cotta... Guarda, Frux, che cavolo è che la può mettere? Adachi, forse? What? Non la può indossare nessuno, sta cotta di maglia. Ah, tra l'altro noi ci abbiamo... Dopo il KO fa recuperare PS e l'oggetto si distrugge. What? Questo è disgusting. Ah, però comunque lo possiamo avere come Suichiban, questo qua, la pietra del sacrificio. Può fare comodo. Vediamo un attimo. Fasciatura, aumenta di 20 gli HP. Lui mi pare ce n'abbia pochi, quindi ci può sta. Questo c'ha un effetto speciale, aumenta l'attacco. Ah, la cotta di maglia è un oggetto di questi qua, aumenta la difesa. E gli do anche la fasciatura, così è un po' più tanky. E poi a lui gli do l'anello che aumenta l'attacco, che comunque ci sta. Vai, va, ci abbiamo qualcosa in più adesso. Boh, andiamo avanti di qua, ne... Dobbiamo andare di qua. Dobbiamo capire la fine qua di questa faccenda, come va a finire questa situa. Ma... Pensavo che spammando funzionasse. Apri. Quindi qua che abbiamo fatto? Abbiamo finito. Che c'è sta qui? C'è una cassettina con una granata. Qua ci sono i piani per la distruzione di massa. È una specie di planimetria della struttura. Interessante. C'è l'icona di una scala qui sul bordo. Sembra collegarsi alla stanza dove abbiamo trovato la chiave. Ma non mi sembra di aver visto alcuna porta laggiù. Forse è nascosta questo edificio, è una maledetta fortezza. Non mi sorprenderebbe se ci fosse qualche passaggio segreto. Deve essere per forza così. Andiamo subito a controllare. C'è questa pure da esaminare. Certo che l'apriamo. Scarpe antinfortunistiche. Mo dimmi che pure queste qua so. Ah, ma già ce l'abbiamo noi in realtà, le scarpe antinfortunistiche. Abbiamo preso tutto qua, sì. Quindi dobbiamo andare da qua dentro, eccetera. Ma andiamo un attimo a recuperare. Io direi andiamo un attimo a recuperare. Riprendiamoci in secondo, che quello ci fa anche salvare partita, se non sbaglio. La salvo pure io a mano adesso. Prima recupero. Ah, non mi fa salvare. Vabbè. Ok, dobbiamo ritornare sui nostri passi, va bene.